Girolamo Silvestri, direttore sportivo del Sesto Campano, dopo la sosta subito un impegno ostico per la tua squadra, ovviamente non era facile l'impegno, un buon primo tempo dove dal 2-0 si è passati al 2-2, poi nella ripresa cosa è successo? Ah no, vabbè, diciamo che noi non sono queste le partite sicuramente da vincere, però diciamo che noi in casa la giochiamo con tutti quanti e onestamente devo dire che noi oggi l'abbiamo giocata benissimo la partita, siamo stati capaci di rimontare dal 2-0 al 2-2. Abbiamo avuto anche l'occasione del 3-2, non l'abbiamo sfruttata, poi dobbiamo dire anche la verità, siamo stati sfortunati in qualche occasione, ma soprattutto l'assistente da quest'altra parte è stato abbastanza pratico da deviare la partita nei confronti loro, perché ci hanno annullato il gol del pareggio già e poi ha dato il terzo gol che secondo me era fuori gioco perché era solo il portiere, ci stava, quindi ci stava almeno due persone, ci stava il portiere addirittura era fuori. Quindi diciamo che non è che dobbiamo fare recriminare qualcosa, la squadra mia ha giocato benissimo, anzi dobbiamo dire pure che ha giocato con molti under perché stavamo fuori di Baia, Capaccione, lo stesso under, capito? Quindi diciamo che l'abbiamo giocata, questa grande differenza sicuramente sta prima in classifica, ci sta, però oggi non ho visto questa differenza così abissale tra il Lisegna e il Sesto Campano, noi l'abbiamo giocata fino alla fine, siamo stati fortunati in qualche occasione, certamente la fortuna fa vincere le partite, insomma, ecco pure chi butta la palla dentro. Ora siamo a 4 dalla fine, ovviamente siete condizionati dalle assenze, ma bisogna fare di tutto per insomma, questa ma salvezza, guarda, perché storicamente siete stati sempre una società ostica e quest'anno non può essere altrimenti, bisogna salvarsi. Ma diciamo che noi ce la mettiamo tutta per salvarci, abbiamo sbagliato qualcosa sicuramente al principio, stiamo facendo un buon girone di ritorno, però vedi, oppure oggi no, a passo l'assenza di Baia, poi addirittura sul terzo gol si è infortunato anche lei, insomma, quindi diciamo siamo anche sfortunati in questo episodio, però noi ce la mettiamo tutta, rimangono queste altre quattro partite, la giochiamo alla morte tutte e quattro, poi facciamo il rendiconto alla fine, se ci riusciamo a salvare ci salviamo, se no dobbiamo andare a fare play out, insomma non è una grande, cioè l'accettiamo, il verdetto del campo è questo, l'accettiamo. Mister Dirienzo, dopo il capo del Cividella e la sosta, Lisegna riprende a fare la capolista, riprende la marcia trionfale, l'impegno ovviamente non era dei più facili, quindi insomma un tridente abbastanza senior là davanti occorreva, è arrivata un'altra vittoria che insomma pone un altro mattone importante per quello che è l'obiettivo finale. Oggi ha fatto la sua partita, peccato per gli ultimi 10 minuti del primo tempo dove abbiamo regalato qualcosa di troppo, ma anche lì abbiamo dimostrato maturità, non perdere la testa e portare a casa i 3 punti. Adesso avete recuperato, se non erro, insomma, qualche under dall'esperienza del torneo delle regioni, sono rientrati, crediamo, in buone condizioni, servono per questo forcing finale, per queste 4 partite che restano. Siamo agli sgocci della stagione, le fatiche del campionato si fanno sentire, però naturalmente a 18 anni non puoi avere fatiche e stanchezze, testa bassa e pedalare, hanno poi degli ottimi esempi che sono i più grandi. Durante la settimana si allenano a 3.000 e questo mi fa stare molto sereno. Penso che forse solo Boiano è il campo peggiore del nostro, il resto sono tutti Serie A per noi e oggi, a parte il campo, a parte l'ambiente, contro una squadra tosta che ha bisogno di punti salvezza, sappiamo la storia del Sesto Campano, una squadra che in casa riesce sempre ad ottenere il suo obiettivo che è quello di salvarsi e a 5 giorni dalla fine con il Sesto Campano in piena zona play-out sappiamo della difficoltà della gara e oggi abbiamo dato secondo me un segnale fondamentale.